Ma è chiaro che il derby è una partita a sé, è tutto legato alle motivazioni. Come spesso vediamo anche in Serie A, i derby si può preparare la partita tutta la settimana, però alla fine il derby è una partita totalmente diversa, particolare. No, vabbè, dire che sia una partita normale come tutte le altre lo è solo per i punti. Ma assolutamente non può essere il derby una partita come tutte le altre. Il derby è una partita non da giocare, ma da vincere, semplice. Premesso che Carlo Mammarella è un giocatore molto importante, però prendo spunto da questa domanda perché, per quanto riguarda la partita di Crotone, chi l'ha sostituito ha fatto una grandissima partita. E siccome però ho letto critiche abbastanza per essere in modo gentile, inopportune, soprattutto anche per gli altri due ragazzi che hanno giocato, come Paolo Grossi e Bacinovic, vorrei rammentare, perché sennò il giudizio spesso e volentieri si fa condizionare dal risultato della partita. Una partita dove lo stesso allenatore del Crotone ha detto che se c'era una squadra che doveva vincere era la nostra. Dove una squadra ha fatto 15 occasioni da rete e le altre ne ha fatta una. Capisco il rammarico, perché il rammarico sono io il primo a essere rammaricato dopo una prestazione del genere, dove abbiamo perso 2 punti. 2 punti per raggiungere 25 punti, che significa metà salvezza. Se partiamo da questo obiettivo, tutti i giudizi poi di conseguenza vengono fatti serenamente e reali. Detto questo, le condizioni di Carlo si valutano tutto il giorno per giorno, però, a prescindere se il capitano ci sia o meno, quelli che vanno in campo, che io reputo una risorsa, non mi stancherò mai di dirlo, lo sono veramente. E quindi sono tranquillo perché nel caso in cui non dovesse farcela Mammarella, c'è Nunzella che ha ben figurato. Ma come arriva la squadra, ve lo dico venerdì sera dopo la partita. È chiaro che di fronte abbiamo una squadra forte. Ripeto, all'inizio costruita, non dico per la vittoria del campionato, ma sicuramente per il raggiungimento dei playoff minimi. E il fatto che noi in questo momento in classifica ci troviamo con gli stessi punti del Bologna, siamo un punto dietro il Livorno, siamo avanti a squadre come Catania, come Pescara, ripeto, una squadra fortissima, perché il Pescara sulla carta è una squadra fortissima. Se ci facciamo condizionare dalla classifica, facciamo un grande errore. Se andiamo in campo consapevoli di aver di fronte una squadra forte, e allora li possiamo mettere in difficoltà. Quello che abbiamo fatto quasi sempre su tutto il campionato. Ripeto, abbiamo sbagliato solo una volta a Frosinone. Quindi dobbiamo pensare solo questo, che di fronte abbiamo una squadra forte. Quindi mi auguro che il pubblico ci venga numeroso, perché è importante per noi che il pubblico sia numeroso, come sia importante anche, siccome gli allenamenti saranno a porte aperte, a parte il giovedì, mi auguro che questi ragazzi, questi tifosi, vengano a far sentire il loro calore anche in allenamento, perché i nostri ragazzi hanno bisogno anche di questo, perché di fronte abbiamo una squadra più forte sulla carta della nostra. Io parlo della mia squadra e, per quanto riguarda le squalifiche, noi possiamo credere numericamente, se vogliamo analizzare la rosa, squalifiche sì ce ne sono, però darei volentieri i loro squalificati, avendo anche i miei. No, questione che io reputo, ripeto, dopo una prestazione dove magari i ragazzi hanno ricevuto meno di quello che meritavano, perché sul campo avevano dimostrato che magari la partita poteva essere bottino pieno, non lo è stato, si è ricevuto qualche critica, quindi ripeto, è importante far sentire il calore, perché è importante far sentire il calore del proprio pubblico. Abbiamo bisogno anche di loro, sicuramente. Ma siamo ancora agli inizi, è chiaro che poi dipende anche cioè, dopo le sorprese sono sempre dietro l'angolo, è chiaro che molto probabilmente riproporremo lo stesso modulo, però i giocatori che andranno in campo sinceramente non ho ancora decisi. È una valutazione che verranno fatte giorno dopo giorno.